Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Gloria a te, le orecchie oggi com'erano? Aperte? Chiuse? Allora, un passo indietro, ripasso di domenica scorsa. Chi si ricorda qualcosa di domenica scorsa, alzi la mano. Che ha fatto Gesù domenica scorsa? Ha rotto tutte le barelle che avevano fatto nel Tempio di Cristo. Bene, siete d'accordo? Ha sfasciato tutto Gesù domenica scorsa. Perché avevano fatto dentro la casa di Dio un mercato, ok, quindi dentro la casa di Dio il mercato non si fa. Vi ricordate invece la prima lettura che cosa ci ricordava, che poi a un certo punto qualcuno di voi ha provato a dirli tutti quanti? Ci ricordava i? Ah, oh, qui che parla soltanto Giuseppe qua, voi, allora, tutti quanti, ci ricordava i 10 comandamenti, ok. E ci siamo lasciati dicendo: questa è la via della vita, chi rimane nei 10 comandamenti c'ha la vita e chi si allontana dai 10 comandamenti gusterà la morte. Vediamo un pochino, oggi il Vangelo è un pochino lungo, dobbiamo per forza scegliere una piccola parte un pochino adatta a voi piccoli ma anche ai grandi. La prima parte del Vangelo, cosa ha detto Gesù? Dice: come Mosè innalzò, di che cosa parla? Dice che Mosè innalzò il serpente nel deserto. Che è sta cosa? Dice: così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. Sapete che quando si dice Figlio dell'uomo Gesù parla di se stesso. Cosa vuol dire innalzato il Figlio dell'uomo? A che cosa gli fa pensare? Quando è che Gesù è stato innalzato? Sulla croce. Oh, ma che qua Giuseppe tra poco lo faccio mettere al posto mio, pure se è piccolino. Sulla croce è stato innalzato, no? La croce viene innalzata. Dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Perché? Perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Vogliamo provare a vedere insieme che ci vuole dire Gesù con queste parole? O no? Che dite? Ci interessa? Sì. Allora, per capire questo qui, che cosa è successo? Cosa ha fatto Mosè nel deserto? Che cosa era successo nel deserto? Non so se con Natascia e con Barbara stiamo studiando un po' di cose. Che era successo nel deserto? Che a un certo punto Mosè, Dio gli ha detto: fatti un'asta e mettici sopra un serpente. Che era successo? Ve lo ricordate? Che siccome gli israeliti avevano una malattia peggio del coronavirus, peggio. Sapete come si chiama questa malattia? Vale per i piccoli e per i grossi. C'ha due nomi. La brontolosi, la conoscete? No. I grandi la conoscono, la brontolosi. Oppure c'è un'altra variante, la variante inglese, che si chiama la lamentosi, la conoscete? No. Tu conosci solo la prima, i grandi le conoscono tutte e due, mi sa.
La brontolò, si lamentò. Questi nel deserto stavano sempre a lamentarsi. Ecco, chi se la prendevano sistematicamente? Stavano sempre a brontolare. Sapete con chi se la prendevano? C'erano due poveri imputati. Sapete chi erano? Il rappresentante e il rappresentato. Se la prendevano prima col Padre Eterno, capite? Perché voi sapete che Dio aveva preso gli israeliti e li aveva fatti uscire dall'Egitto per portarli nella terra promessa, questo lo sapete o no? Sì. E per 40 anni però questi israeliti, per arrivare alla terra promessa, dove hanno camminato? Nel deserto. Nel deserto. Ma secondo voi nel deserto si campa bene oppure? No. Insomma, quindi... Però il problema è questo qui, se vuoi arrivare dalla schiavitù alla terra promessa devi passare attraverso il deserto, poi il Signore ti aiuta, devi avere un po' di pazienza. Secondo voi gli israeliti c'avevano pazienza? Sì. No. Se vi ho detto che c'avevano la brontolosi acuta e cronica, la lamentosi, no, non ce l'avevano pazienza, stavano sempre a lamentarsi, stavano sempre a dire a Mosè, ma che ci hai fatto venire qua? Ma stavamo meglio in Egitto, stavamo. Mosè dice sicuro stavate meglio in Egitto con quelli che ti facevano fare lavori forzati dalla mattina alla sera. Sì, facevano i lavori forzati, però almeno qualcosa sotto i denti ci rimettevamo da magnà, cioè, che capito, un letto ce l'avevamo qua dentro sto deserto, ma che stavamo a fare? Quando arrivavamo? Stavano sempre a lamentarsi. Quindi cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo a Dio che tutto sommato era meglio quando era peggio. Capite? Perché gli uomini stanno sempre a lamentarsi, poi quando nostro Signore fa qualcosa per tirarli fuori dai guai si lamentano ancora peggio. Allora che succede a un certo punto? Che succede? Ecco il serpente, mo ci arriviamo. Dio manda un pochino di serpenti velenosi in mezzo agli ebrei. Ma non vi posso toccare, i serpenti velenosi che facevano? Li mozzicavano. Qualcuno di voi è stato mai morso da un serpente velenoso? No. Ci avete paura? Sì. No, non c'avete paura che una bella vipera, sac! Io sì. Gli schiaffa i denti? No. No, tu l'hai vista la vipera? Sapete che se ti morde una vipera, sapete quante ore di vita ci stanno? Mica tante, eh? Sì, perché io prima che vivevo in campagna, eh. Intorno alla casa vedevo sempre le vipere. Se te mozzica una vipera, o te fai il siero, oppure tempo 4-5 ore, oppure mi vieni a trovare qua in orizzontale. Capito che significa? Dopo 4-5 ore vieni a farmi visita in parrocchia in orizzontale. Perché se te morde un serpente, sì, morto. Allora, tutti si sono andati un'altra volta a lamentarsi, stavolta le sante ragioni dice Mosè, Mosè, qua c'è un sacco di serpenti, ci mozzicano, morimo tutti quanti, di al Signore che faccia qualcosa. Capite? Dopo stanno a piagne di santa ragione, come diceva mia nonna. E allora Mosè gli dice, senti un attimo, fai così, tu prendi fatti un'asta, mettici sopra un serpente in orizzontale, la alzi, qualunque israelita, dopo che sarà morso dal serpente, guarderà quell'asta, sarà guarito. Quell'asta è il siero, è l'antidoto. Che significa tutta sta roba secondo voi? Perché poi Gesù dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto, quindi fa riferimento a questa cosa, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, cioè se volete guarire dai morsi del male oggi dovete guardare bene non il serpente innalzato ma Cristo sulla croce. Allora sentite un po', dobbiamo capire bene che cosa sono sti serpenti. Li conoscete i serpenti? Sì. Allora, anatomia del serpente. Secondo voi un serpente quando si avvicina a noi e ci sta per morsicare, tu te ne accorgi oppure no? Sì. Sì? No. E quale rumore fa il serpente? Nessuno. Il serpente se si avvicina e te mozzica, tu non te ne accorgi. Perché? Se per disgrazia lo vedi, ma il serpente non fa rumore, il serpente striscia. Quando te ne sei accorto? Troppo tardi, perché ti accorgi quando te senti zac che ti ha già mozzicato, troppo tardi. Dimmi. Ho visto un serpente morto. Hai visto un serpente morto? Ok, c'avete paura dei serpenti velenosi o no? Sì, no. No? Chi è il coraggioso?
Te faccio vedere, io mo te porto dentro un rettilario, te sbatto dentro e te chiudo a chiave. Poi vediamo, cuor di leone, circondato da tutti questi serpenti che se leccano i baffi. Sta attento tu. Allora, sentite un po'. Ci vedete bene o volete venire? Che ci sta qua sotto? Chi è questo? Un serpente. Ce ne sta uno qua? No, uno, uno. Mi sa che ce ne sta uno pure di là. Andiamo a vedere? Andiamo un po' a vedere, va. Guardate un po' bene, qua ci stanno tutti quanti sti fiorellini. Guardate un po' qua. Pure un po' più brutto, con la bocca aperta e con un frutto in bocca. Vedete? Venite, venite. Potete pure alzarvi, senza fare troppi assembramenti, se no ci portano dentro. Vedete chi ci sta qua? C'è un serpente. E sotto i piedi di chi sta sto serpente? Maria. Chi è che se l'è messo sotto i piedi al serpente? La Madonna. Torniamo a posto. E che significa questa cosa? Vediamo se ci arriviamo. Chi rappresenta il serpente secondo voi? Il diavolo. Due cose rappresenta il serpente. Anzitutto il diavolo, perché cosa ci dice il racconto del libro della Genesi? Vi ricordate il peccato originale? Chi è che è andato a sussurrare? Chi è andato? Eva e Adamo. Chi ci è andato a dare quel bel consiglio ad Eva? Serpente. C'è andato il serpente. E dietro il serpente chi c'era? Non è che i serpenti parlano. Il diavolo. Che fa? E il morso del serpente che cos'è? Vediamo un po', perché se il serpente ti morde muori. Che fa? Il diavolo. Vediamo un po', il diavolo mozzica? È la morte. È bravi. La morte è la conseguenza del morso, perché se ti entra il veleno muori, ma il morso che cos'è? Il serpente è il diavolo. Il morso che cos'è? Quando è che siamo morsi noi? Forte, forte. Male. Come ti chiami tu? Come? Michele Rita. Rita. Il nome è un programma. Il morso è il peccato. Il diavolo è il serpente. Il morso è il peccato. Il veleno è la morte. C'hai 3 ore di tempo quando ti morde una vipera. Se siamo morsi dal peccato, dobbiamo andare a prendere l'antidoto. Voglio vedere in quanti vanno a prendere l'antidoto. Cos'è l'antidoto secondo voi? Cosa ha detto Gesù? Come Mosè innalzò il serpente, così bisogna che sia innalzato. Chi è l'antidoto? Gesù. È Gesù. Bisogna guardare a Gesù. Però poi il siero, sapete che il siero è una puntura che ce la devono iniettare, se no sei morto. Qual è la puntura che ci inietta il siero e che ci salva dalla morte del peccato? Vediamo se siete proprio bravi. Non vado più in montagna. Eh? Non vado più in montagna. Non va più in montagna lei. Uè, qual è il siero? Lì c'è qualcuno che sta a prendere il siero, vedete? Non guardate troppo bene. Lì c'è il dottore con la siringa. Lì dentro, nella cappella del Gozzo, c'è Don Pierpaolo che sta confessando. Quello è il siero. Quando il sacerdote vi dice io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è come se ti prende la siringa e te la mette. Dentro la siringa c'è il siero, ma sapete cos'è il siero? Qui non c'è tanto da scherzare. Che cosa c'è dentro quella siringa? Che ci lava dai peccati? No, dentro la siringa, sto usando delle immagini chiaramente, c'è una cosa molto preziosa, perché per lavarci dai peccati il siero è costato un po'. Che ci sta secondo voi? Il corpo di Dio. Fuochino dentro il siero. L'ostia. Come ti chiami tu? Giovanni Monti. Ci abbiamo Rita e Giovanni Monti che hanno fatto concorrenza a Giuseppe oggi. C'è il sangue di Gesù lì dentro. Se ti mozzica il serpente facendoti commettere un peccato grave, tu sei morto. Anche se, attenzione, qual è la differenza tra il serpente reale
e il serpente spirituale. Molto semplice: se ti morde una vipera e non ti fai il siero, ho detto che dopo 4 ore appuntamento qui in orizzontale, sì, morto. Se ti morde il diavolo facendoti fare un peccato grave, tu muori, ma ti sembra che non è successo niente. Se uno dice una bestemmia, non le dite mai, facciamo un esempio di un peccato molto grave, sicuramente grave. Se uno dice una bestemmia, muore? No. Non è che va subito al cimitero corporale, ma la sua anima ti ha mozzicato il diavolo e ti ha iniettato il siero della morte. Questa morte non si percepisce come la morte corporale, tu cominci a sentirti male, triste, non contento, arrabbiato. Dici, ma da che dipenderanno tutte queste cose? Dipendono solo da questo. Questo è quello che ci dice questa domenica. Voi sapete che vuol dire Giovanni Monti? Mio padre dice... No! Sento, silenzio. Non confessiamo i peccati del prossimo, come sa che ci stiamo, quindi... Silenzio. Se qualcuno dice qualche bestemmia, voi pregate per la sua conversione. Sì, non dite in pubblico. Fate i bravi, d'accordo. Non va bene, ma non lo diciamo in pubblico. Allora, questa domenica, vedete che sono vestito di rosa, l'ultima cosa. Perché sono vestito di rosa e non di viola? Perché questa si chiama la domenica della gioia. Qual è il messaggio di questa domenica? Molto semplice. Riprende quello della settimana scorsa. Sta attento. Se tu oggi non ti senti nella gioia profonda, vuol dire che hai preso qualche mozzico. 1, 2, 3, 50, forse tanti. Perché se ci mozzica il serpente, se noi commettiamo dei peccati gravi, sperimentiamo la morte dell'anima. Se facciamo questo, la gioia in questa vita non la conosceremo mai. Cosa dobbiamo fare? Antidoto, la confessione. Voi sapete che per Pasqua la Chiesa raccomanda a tutti di fare la confessione. E poi, come ci ha ricordato Gesù domenica scorsa, lontano dai mozzichi del serpente, lontani dal male, dentro i 10 comandamenti. Se ci sentiamo deboli e abbiamo paura di non riuscirci, dobbiamo chiedere aiuto a colei che il serpente se l'è messa sotto i piedi. Perché la Madonna sta col serpente sotto i piedi? E così concludiamo. Chi lo sa? Alla Madonna il serpente c'è riuscito a mozzicarla mai? No. Nicht, dicono in Germania. Mai. La Madonna non ha commesso manco un peccato. Quindi il diavolo ci ha provato tante volte a mozzicarla, ma lei gli ha schiacciato la testa. Qui non si entra, è l'unica di tutti gli esseri umani che non è stata mai mozzicata dal serpente. Quindi siccome noi ogni tanto non ci accorgiamo, ma i serpenti vengono ad aggredirci, dobbiamo chiedere l'aiuto della Madonna, che ci aiuta anche a noi a schiacciargli la testa. Sapete come si ammazza un serpente, no? Per ammazzare un serpente devi schiacciargli la testa. Oppure prendi un bastone e l'ammazzi. Però noi non siamo buoni cacciatori di serpenti. La Madonna è una grande maestra e dobbiamo chiedere il suo aiuto. D'accordo? Siano lodati Gesù e Maria.